Bella a tutti ragazzi, bentornati sul mio canale e benvenuti in questo nuovo video. Oggi ragazzi siamo qua con la review del team of the season so far della Premier. Fatemi sapere nei commenti se volete che io continui a far uscire questi video delle review, dato che settimana scorsa vi è piaciuto, non appena esce la promo, quindi è uscita adesso e io ho fatto subito il video per anticipare i tempi e non farvelo uscire domani, darvi subito un consiglio evitando quindi sperperi di crediti. Mi raccomando, passate a tutti i social in descrizione, Instagram, Twitch e così via, che faccio un sacco di contenuti, in particolare in questo periodo sono live tutti i giorni, continuo a fare quick review su Instagram e così via. Iscrivetevi al canale, attivate le notifiche. Ragazzi, ci siamo! Questo è il team of the season so far della Premier League. Una squadra davvero devastante, una squadra con giocatori assurdi. Credo che sarà difficile andare a trovare giocatori con delle pecche in questo team. Oltre a quelli che vediamo qua, abbiamo anche alcuni obiettivi e una SBC che poi andremo a analizzare dopo. Quindi partendo dalla squadra titolare, Alisson che comunque si presenta con una carta molto simile a quella Totti, quindi probabilmente il portiere più forte del gioco, leggermente upgradato in un paio di statistiche. Non penso che ci sia molto da analizzare. Carta davvero super unica, forse sua pecca se dobbiamo andare a cogliere il pelo, veramente, ma unica pecca che magari non ha il trait come Neuer, o, se non sbaglio c'è anche Neuer, e come Ter Stegen, della parata coi piedi, che è una cosa che gli manca, che l'avrebbe reso ancora più forte. Però questa versione di Alisson davvero incredibile, quindi super. Poi abbiamo Alexander Arnold, alto 1,80 m, alto normale, anche questa è una carta molto molto simile a quella Totti, quindi è praticamente la stessa analisi che farei per il Totti, ed è una carta, anche questa, senza senso. Gli manca giusto la forza fisica, unica pecca, quindi occhio ovviamente per quanto riguarda tutte queste carte ai prezzi, che ora saranno sopra overpriced, ma poi cambierà ovviamente il prezzo una volta che si stabilizzeranno e vedremo come scenderà e come si muoverà il mercato. Sicuramente gli manca la forza fisica, unica pecca di questa carta, sentinella, però direi che cioè non è che c'è molto da analizzare, eh. Difensivamente un mostro, resistente, veloce, nel passaggio è perfetto, cioè più forte di Andrea Pirlo tra un po'. Posizionamento offensivo, cioè non ha la finalizzazione, però per il resto anche come trait non è male, gli manca forse qualche trait fisico, però ci sta. Poi c'è Virgil van Dijk, carta che anche questa, se non sbaglio, è leggermente più forte della Totti. Anche questa carta, parliamo comunque di tutte carte veramente OP, cioè è devastante andare ad analizzare perché ha 99 di difesa e 99 di fisico, ragazzi. A questa carta cosa gli puoi dire? Cioè, cosa possiamo dirgli? È troppo forte. Gli metterei, non lo so, motore? Neanche, non ha bisogno neanche di passaggio, ha bisogno di agilità. Sì, un po' di equilibrio, l'accelerazione, forse. Non so neanche cosa gli metterei, se gli metterei motore, se gli metterei qualcosa che gli dà magari dribbling e passaggio. Non lo so, una carta veramente OP, però vabbè, difensore più forte del gioco. Poi abbiamo Robertson, alto, 1,78 m. Anche lui più o meno simile a quella dei Totti, e forza fisica anche lui gli manca. Forse a lui manca anche un po' di accelerazione, cioè manca a 91 di accelerazione, però nel rispetto della carta che è, forse gli metterei ancora per migliorare l'accelerazione, velocità e forza fisica, perché poi parliamoci chiaro, è agile, ha un ottimo controllo, è bravo nei passaggi, sti cazzi da finalizzazione. Per il resto, cioè, anche questa è una carta super, anche lui magari non super fisico, però vabbè, è troppo forte. Poi abbiamo Riyad Mahrez, e questo non so quanto giri di prezzo, ora controllo sul mio Xiaomi Mi 10 Pro, che voglio vedere quanto sta di prezzo in questo momento che è appena uscito, ovviamente sarà super overpriced, però mi piacerebbe provarlo. Sta a 1 milione, non costa tantissimo, mi aspettavo costasse di più, quasi quasi lo proviamo già, perché ovviamente c'è una pecca che è il 4 più debole, però statisticamente adesso lo andiamo a analizzare ed è super veloce, super agile. Vabbè, velocità, tiro, passaggio e dribbling non hanno una pecca che sia una, non c'è nulla sotto al 90 a parte reattività 83 e rigori, quindi cosa gli puoi dire? Manca la forza fisica? Ma che gli dai, Falco? Non lo so, a parte quello non è che puoi dargli molto altro. Questa carta è veramente interessante, infatti la voglio provare e mi sa che la inserirò nella mia squadra perché sono un fan di Mahrez. Poi abbiamo Kevin De Bruyne, ormai ho imparato a nominarlo, mi sono preparato, Kevin De Bruyne, così lo dice tipo, vabbè. A parte le cose cringe, 5 piede debole, 4 mosse abilità, e questa carta, signori e signori, è una delle carte più forti che io abbia mai visto nel gioco. Questa qua entra nella Nainggolan Gang, con tutti dal 90 in su. È stato Nainggolan, fu il primo giocatore coi Tozza ad avere le statistiche da 90 in su, con tutte le statistiche, diciamo, sulla carta. E che dire, questo può giocare ovunque.
Lo potete mettere, non lo userei mai come punta, ma può fare la punta, può fare il trequartista, può fare il COS, può fare il COD, può fare il CDC, può fare il CC, può fare, non può fare il difensore perché gli manca la scivolata, però potrebbe, può fare il terzino, può fare qualunque posizione. Il work rate è alto alto, quindi può letteralmente giocare ovunque tranne il difensore. Carta veramente incredibile, però, e poi anche un botto di trades, quindi gli manca forse solo una cosa: il tiro di esterno, perché però ha 5 piedi debole, quindi sti cazzi. Vabbè, carta senza senso, però è molto simile a quella, cioè non è vero, non è molto simile, è più forte del Toti, ma mi sa anche di parecchio. Adesso non so esattamente quanto guadagni di velocità, ma mi sembra che 80 qualcosa la velocità sul Toti. Adesso verifico al volo se un footbin non si, non smette di buggarsi. Vediamo se mi esce De Bruyne. Niente, non mi esce. Mannaggia la miseria, qua il cringe direttamente nel video che non avrò tempo di editare, quindi lascerò tutta sta parte dove io cerco De Bruyne. Ok, trovato. E sì, guadagna un bel 4 in velocità, guadagna un bel 8 in difesa. Beh sì, qua c'è parecchia differenza. Questa carta infatti gira attorno ai 4 milioni e mezzo perché è una alternativa a Gullit Moments, neanche al Prime, al Moments. Quindi carta veramente OP. Poi abbiamo Anderson, Jordan Anderson, 1,82 m. Questa carta è interessante perché mancavano comunque centrocampisti barra mediani che fossero inglesi, per fare intesa con i vari inglesi usciti. E questa carta si propone di cattiveria all'interno comunque del meta, perché escludendo l'agilità, che è l'unica cosa che possiamo migliorargli, difensivamente è un mostro, è resistente, la forza fisica è buona. Mi aspetto che in game comunque non è che sia super agile, mi aspetto comunque una carta abbastanza pesante, però potrebbe darsi che insomma il suo lo faccia. Anche in termini di agilità, magari un bel motore a lui, che gli miglioriamo soprattutto agilità, equilibrio, un po' di velocità e poi a caso un po' di passaggio, perché non ne ha bisogno. Potrebbe aver bisogno un po' di forza fisica, forse in quel caso ancora. Boh, è da provare in game, bisogna vedere di cosa risente di più, se risente di più della forza fisica e della velocità o di velocità e agilità, in base a quello scegliete. Però, cioè, tutte queste carte non penso ne esisterà uno proprio off meta. Peccato la mancanza del piede debole, altra cosa che potrebbe pesare, traits ci sono. Poi abbiamo Heung-min Son, sì, Sonaldo ragazzi, Sonaldo che ormai è più forte di Ronaldo. Sì, questa carta in game, sappiamo già tutti che Macelli combinerà una volta che la gente comincerà a trovarlo nei pick, e ho paura per le prossime VL. Mi sa che non posso più giocare da meta, è il momento, cioè non posso più giocare for fun con carta a caso, è il momento di inserire sti cosi qua che sono esageratamente forti. Qualunque prezzo costi questa carta sarà valida, ha bisogno di forza fisica, unica cosa che gli potenzierei, quindi magari Falco per dargli un po' di accelerazione di forza. Poi abbiamo Salah, carta che non consiglio a priori perché ha 3 di piede debole e per quanto statisticamente sia un mostro, e se lo trovate usatelo, nel senso non è che fa cagare, è comunque fortissimo sotto ogni punto di vista, ma visto il meta e visto le altre carte, le alternative, se tipo mi propongono Salah e Son prendo sempre Son, se mi propongono Salah e Mané prendo sempre Mané, se mi propongono Salah e Marez prendo Marez. Perché? Perché questa carta è fenomenale, 99 finalizzazione, 99 accelerazione, 99 agilità, 99 reattività, 99 freddezza, 82 forza fisica, carta super OP, al tiro di precisione, però al tiro di esterno, quindi in realtà potete giocarvela sull'esterno se siete bravi, però il 3 di piede debole un pochino secondo me penalizza questa carta in generale. È un peccato che non abbia 4 di piede debole perché sarebbe super meta, sarebbe una delle ali più forti del gioco. È comunque consigliato, per carità, se vi capita usatelo nei pick, però se doveste comprarlo io andrei più su Marez. Bisogna vedere, lo provo, vi faccio sapere. Però comunque super carta anche la sua. Poi abbiamo Mané, e questo è forse uno dei giocatori più forti del gioco da ora in poi, perché parliamo di una carta senza alcun senso. 99 finalizzazione, 99 posizione d'attacco, 99 agilità, 99 reattività, 99 dribbling, 99 resistenza, 99 elevazione, 99 accelerazione, 99, 99, 99. È troppo forte! 81 forza fisica, sembra quasi una pecca lì in mezzo, ma in realtà identifica il giocatore come forte fisicamente. Classe, dribblatore veloce, uniche pecche, gli mancano tiro esterno, tiro di precisione. Ha solo un piede anche lui, c'è un po' più di Salah ce l'ha al piede, però anche lui gli manca un po' al piede mancino, nel caso di Salah al destro. Però comunque, vabbè, una carta OP senza senso quando sia forte. Poi abbiamo Sergio Aguero, alto normale, 4-4, scusate.
E questo è un attaccante veramente valido, cioè super forte anche lui, è un'altra carta OP, anche difficile commentarle perché parliamo di carte veramente senza senso. Un po' più scarso nel passaggio lui rispetto a tutte le altre versioni che abbiamo visto finora, più forte fisicamente degli altri, l'agilità magari possiamo dargli qualcosa in più, però cioè, gli dai motore per dargli velocità scatto, passaggio e dribbling e sei a posto. Carta anche questa OP, veramente interessante per guidarla con gli altri argentini, però gli mancano i tiri d'esterno e di precisione. Poi passiamo, questa era la squadra titolare, adesso passiamo a quelli che ho messo in panchina, che poi sono un po' in ordine di overall e di posizionamenti. Aubameyang 4-4, altra carta OP. Peccato l'81 di equilibrio, che rispetto a essere un Tots, rispetto agli altri, questa è una pecca, cioè tra lui e Aguero sceglierei Aguero, proprio per questo. Aguero, ricordiamo che comunque come equilibrio ha 99, quindi fidatevi che 18 in PD di equilibrio si sente. Quindi mi aspetto che ancora abbia quel problema che aveva la versione base, che sia un po' pesante quando si gira, quando fa il turn, quando cerca di dribblare con l'analogico. Quindi lui forse rispetto al prezzo che avrà lo eviterei finché non si abbassa un po', poi se lo trovate nel pick ci sta, è comunque fenomenale, però andando a trovare veramente il pelo lui forse ha quel problema lì. Poi abbiamo Jamie Vardy, lui lo sconsiglio per il 3 di mossa abilità, perché secondo me non ha 5 piede debole, non ha 4 di mossa abilità, almeno... Allora, 4 piede debole può anche starci se almeno ha 4 di mossa abilità, però così è troppo prevedibile. Ha un piede e mezzo e di mossa abilità lo portano a essere prevedibile come numero di cose che può fare. Quindi uno riesce abbastanza a prevederlo. Poi vabbè, è fenomenale statisticamente parlando, però per questo, rispetto agli altri di questo del team, li eviterei. E comunque essendoci la Lacazette Food Birthday, andrei più su un Lacazette Food Birthday che andare su questo Vardy, però comunque forte nel senso. Poi abbiamo Rashford, anche lui c'ha lo stesso problema, 3 di piede debole, questa carta è sicuramente OP, però c'è, anche lui c'ha il Food Birthday che ha migliorato il piede debole, quindi se dovete fare Rashford andrei più sul Food Birthday, come si fa con Mbappé che invece che andare sul Toti si va sul Food Birthday. Stesso identico discorso per una questione di piede debole, per il meta è molto meglio andare sull'altra e forse anche di prezzo ci risparmiamo qualcosa. Però comunque statisticamente parlando anche questo fortissimo, magari gli manca un po' di equilibrio, però cioè proprio andare a trovare i peli ragazzi, perché queste carte sono OP, hanno veramente poco senso. Poi abbiamo Richarlison e questa carta la voglio provare, questo è un altro che vorrei in squadra, però difficile, non so dove cazzo lo metterei perché non leverei mai. Forse lo posso mettere al posto di Kakà che stavo pensando di inserire. Quanto costa adesso? Visto che Kakà costa 2 milioni, basta che sta sotto i 2 milioni, ora tipo 12 milioni, dai. Dimmi quanto costa, Food Bean, vedi di un buggarti in continuazione. E niente ragazzi, Food Bean in bug più che totale. Comunque andando a vedere le statistiche mentre aspetto che decida di funzionare Food Bean, questa carta, come vedete statisticamente, ha un solo problema, l'equilibrio. L'equilibrio potrebbe essere un problema, però questa carta io ce l'avevo l'anno scorso, nella versione, se non sbaglio, Footies, costa 1,5 milioni. E questa carta era OP, ma tipo troppo forte, e non lo so. C'è anche lui problema, poi parliamo di problema, cioè potrebbe essere migliorabile diciamo, anche lui forse motore, anzi no, però lui ha bisogno un po' di tiro a distanza e tiro al volo, questo potrebbe essere un problema, quest'anno ha ricevuto meno versioni IF e quindi l'hanno potenziato meno sul tiro a distanza e tiro al volo, però comunque parliamo di una carta super forte fisicamente, forte di testa, gran finalizzatore, posizionamento offensivo, veloce, visione, agilità, controllo palla, dribbling, carta anche questa super, 1,5 milioni ad oggi, poi cambierà il prezzo, secondo me 1 milione costerà. Poi abbiamo Kovacic, questa carta non me l'aspettavo, forse non ho seguito abbastanza la Premier e non sapevo avesse fatto questa grandissima stagione. 4 mossa abilità, 4 piede debole. E questa è una carta carina, forse l'hanno messo come qualcuno, cioè se non so, ditemi voi se seguite meglio la Premier. Carina, fa bene tutte e due le fasi, non è super forte fisicamente, ha un buon piede, comunque agile, controllo palla, dribbling c'è, passaggio c'è. Un tiro non male, non finalizza, abbastanza veloce. Carta ok, non è super come le altre, però messa in mezzo a questi mostri è comunque forte, ma non è forte come gli altri. Poi abbiamo Wan-Bissaka, 1,83 m normale alto, e lui è forse il terzino per i miei gusti, e per i miei gusti anche più forte di Arnold, per come piacciono a me i terzini, perché è super agile, forte fisicamente e difensivamente è un mostro, è super veloce. E per il body type che ha, perché pure è abbastanza alto, forse mi piacerebbe anche di più dell'altro. Poi abbiamo lui.
lui ha un problema, perché ha 3 di piede debole ed è scarso nella finalizzazione, magari sotto quel punto di vista, perché poi 82 di finalizzazione per essere un Tots sicuramente non è ok. Però guardate qua sotto, 99 di forza fisica, 99 di velocità scatto e di accelerazione, 92 di agilità con 95 di equilibrio. Questo è il bug di FIFA. Questo è il giocatore più buggato che sia mai esistito, tipo. 97 dribbling. Non sa finalizzare, ma questo entra in porta col pallone, è un carro armato. Mi fa un po' paura, nel senso, a trovarlo in game sapendo quanto è buggato. È buggato, ragazzi, non c'è modo migliore per definirlo, perché poi per finalizzazione piede debole c'è di meglio. Poi abbiamo Soyuncu. Ok, 1,85 m. È un bel difensore, gli manca la lettura difensiva, quindi forse non lo consiglierei troppo. Cioè, piuttosto andare su Van Dijk, la base. Sì, è veloce, però 97 contrastopiedi, 93 scivolata, 92 forza fisica, fortissimo. Poi ha 82 lettura difensiva, 84 intercettazioni, che sono le due più importanti. E qua floppa. Quindi poi per quanto sia agile, considerando che anche non è altissimo, andrei più su Van Dijk base che farmi questo su Soyuncu. Per finire, quello che troveranno tutti nei pick, Henderson. Portiere ok, il solito portiere tipo Pop che fa il suo. Ok, niente più niente meno. E nulla, questo è il Tots. Adesso andremo a vedere gli obiettivi, perché abbiamo Jimenez e Tots so far, che si sblocca con questi obiettivi. Fornisce assist su passaggio filtrante in due partite squad battles. Questo è abbastanza facile a livello campione con messicani facili. Segna in 3 partite rivals differenti usando attaccanti della Liga. Anche questo è abbastanza facile. Segna con un tiro di precisione in 5 partite rivals usando giocatori Liga NOS. No, questa è una rottura di palle. Segna e fornisci assist in 8 partite diverse rivals usando giocatori Premier con punte. Questo è già più una rottura, però anche questo è fattibile. C'è Occhio di Falco che rompe un po' le balle. Poi c'è Perez, che ha fatto anche lui una grande stagione. Segna 3 gol in 2 partite squad battles con Spagnoli. Bene. Segna o fornisci assist in 4 squad battles a livello campione superiore usando giocatori della Premier. Segna, fornisce. Ok. Tutto squad battles, una rottura di balle, ma anche questo è fattibile. E adesso li andremo a vedere. Prima aggiungerei che era uscito anche David De Gea, che lo butterei dentro. E visti comunque i giocatori, potrebbe essere da fare, ci può stare. Però non è molto lontano, secondo me, dal base. Eviterei di spenderci soldi in questo periodo. E ecco Ndidi invece che si sblocca con questi requisiti, quindi una squadra minimo 83, un momento team of the week, 84 e 85 con 2 top, quindi non è proprio economicissima. Parliamo comunque di una carta interessante come mediano, non ci sono mediani tanto pure a parte Henderson, però questo forse è il più puro tra i mediani che ci hanno proposto, 4 piede debole, e questo sembra essere abbastanza forte, comunque difensivamente è un mostro. Forza fisica forse gli manca qualcosina, resistente, ottima elevazione, a lui metterei ancora i migliori forza fisica, accelerazione e lo migliore di parecchio. Gli manca un po' di agilità forse anche, però questo sapete cosa, con tutti i baggoni che stanno uscendo, questo ci fai, non vorrei failare, per cui controllo prima di dir cavolate, però se non sbaglio, vediamo se riesco perché qua non va più assolutamente niente. Però questo potrebbe essere interessante da ibridare comunque con Simon, dovrebbe essere anche lui nigeriano. Comunque, questa carta è molto interessante e devo vedere il prezzo, che purtroppo non mi va a Footbin. Sì, confermo che Simon intanto è nigeriano, avevo paura di failare. Adesso non so se ci sono già dei prezzi nelle varie soluzioni SBC, vediamo. 180k, sì, questi li vale tutti. Secondo me questa è una buona SBC, 180k. È interessante da ibridare, quindi sì, penso che probabilmente lo farò anche io, quindi me lo segno. Carta interessante, quindi consigliata. E per concludere, Jimenez e Perez sono i due obiettivi, quindi andando ad analizzare da vicino, ti prego, è 4 piede debole, 3 mossa abilità, ma ce ne dessero uno che abbia più di 3 mossa abilità. Alto, aspetta, lui ce n'ha 4. Alto, gli manca accelerazione, gli manca agilità, cioè agilità ok, ma per questi giocatori non è il massimo, gli manca equilibrio, ci danno sempre quelli più pippe ovviamente, figuriamoci, cioè Jimenez, io non lo userei, cioè ovvio sbloccato, magari potete anche usarlo per chi non skilla, però ha un solo piede, non si sa girare perché con 59 equilibrio a metà delle volte sarà lentissimo girarsi, non ha accelerazione che è la cosa forse più importante, e l'agilità poi si sa tirare,
ha un buon passaggio, forte fisicamente, però cioè, rispetto ai Tots questa qua veramente ce lo stanno rifilando. Poi abbiamo Jose Perez, 4-4 posso starci, alto, è agile, buona accelerazione, buona velocità scatto, finalizza, buona posizione offensiva. Sì, per carità, questa ci sta, però ci stanno dando Pedro a fine stagione. Cioè, a fine stagione abbiamo Pedro che è più forte di questo, statisticamente parlando. Poi in game bisogna vedere. Questo è utilizzabile, sia chiaro, per chi non raggiunge il livello 30 e non vuole far Pedro, questo è utilizzabile. Cioè, è una buona carta, comunque è agile, almeno non ha un gran tiro da distanza o un potenza tiro, però finalizza, corre un po'. Non è una carta super, Pedro è più forte, però è ok. Almeno, ok, niente più niente meno. Fatemi sapere cosa ne pensate voi. Però ragazzi, questo video vi sia piaciuto, mi raccomando, lasciate tanti like, iscrivetevi al canale, attivate le notifiche e noi ci vediamo nel prossimo video. Bella a tutti!